OS 2021, la fiera della ripartenza, continua. Ci troviamo allo stand della Open SPA, un'azienda di Parma che produce e commercializza macchine per il confezionamento e l'incapsulatura di prodotti per il caffè, per le torrefazioni e per le aziende alimentari, e ci troviamo in compagnia di Ombretta Sarassi, la direttrice generale dell'azienda. Ombretta, bentornata. Grazie mille, grazie mille. In questi 18 mesi ho parlato appunto di fiera della ripartenza perché ci sono tantissimi visitatori ormai nei corridoi. È la fiera della ripartenza in modo conclamato, possiamo finalmente dire ciò che prima scaramanticamente nessuno voleva dire. In questi 18 mesi voi non vi siete fermati, ma anzi avete continuato a fare ricerca e sviluppo. Che cosa è successo in casa Open? In casa Open è successo un po' come può essere successo in tante medie aziende della nostra città e della nostra regione. Non ci siamo certamente fermati. Dopo un mese o due dove abbiamo dovuto riorganizzarci con il nostro personale e quindi incominciare a pensare che dovevamo far fruttare questo periodo in cui insomma eravamo costretti a lavorare in un modo appunto diverso. E io credo che questo ci ha permesso veramente di ne pensare al meglio, con più tranquillità, e quindi poi poterci presentare, io credo, non voglio dirlo io, ma con delle novità. Ecco, allora raccontiamo intanto la prima novità di cui posso dire siete stati precursori. Io sono un testimone oggettivo di questa novità. Voi siete andati a inventare l'assistenza a distanza attraverso teleconferenza. Certo, l'assistenza a distanza è diventata una priorità. La priorità era dovuta a due fattori. Il primo fattore, io che penso sempre alle risorse umane, vi potete immaginare questi trasfertisti abituati a ne viaggiare e anche avere un reddito un pochino più alto, proprio perché avevano il ruolo di fare appunto i trasfertisti collaudatori. Quindi questo è stato il primo pensiero: che cosa succederà? Il secondo punto, non meno importante, è stato quello di dire: dobbiamo strutturarci in modo serio e non con dei numeri verdi o rossi che siano, ma in modo serio, con persone competenti che potessero dare proprio assistenza quando bisognava fare riparazioni o, peggio ancora, fare un collaudo di impianto consegnato, perché comunque le merci venivano consegnate, e di conseguenza metterlo poi in produzione. Quindi bisognava veramente stringere i rapporti con i nostri clienti in un modo diverso. C'è stato un impegno reciproco che ci ha dato tanta appunto soddisfazione, ma soprattutto abbiamo risolto il punto numero uno, che era quello di mettere all'opera i nostri, chiamiamoli, trasfertisti in una modalità completamente diversa. Abbiamo quindi attrezzato tre uffici piccoli, non è necessario che fossero di grandi appunto spazi, dove lì hanno cominciato a prepararsi in modo adeguato per poter dare appunto assistenza, anzi fare il collaudo proprio degli impianti a distanza. Quindi vedevi la macchina, entravi con le macchine, con le mani, c'erano traduttori che potevano ovviamente parlare quello che uno diceva, fare subito una traduzione istantanea, anche se abbiamo promosso comunque i corsi un pochino più sostanziosi per quanto riguarda le lingue. Quindi è stato un periodo di innovazione in questo senso, e quindi vedere quali risorse umane
come si sono approcciate a questa nuova modalità, perché questa era la paura. Ombretta, alla nostra sinistra c'è una macchina, come al solito, bellissima, anche ben decorata all'esterno. Di cosa si tratta? È un impianto destinato in Germania, che purtroppo non è ancora nella totalità delle sue funzioni, perché mi permetto di comunicare, di dire, insomma, anche perché si possono dire queste cose, che purtroppo manca il materiale, alcune parti di macchine che ci permetteranno di terminarla. E di conseguenza è una macchina destinata per le capsule, capsule in alluminio che adesso sono molto apprezzate. È una macchina dove non le manca niente, secondo il nostro punto di vista. È perfettamente controllata dall'ingresso delle capsule fino appunto alla fine, e diciamo che ci manca una parte di impianto che è anche l'impilamento di queste capsule. Manca semplicemente perché non c'è spazio sufficiente in questo stand, perché non era previsto che si dovesse portare questo tipo di impianto. È un impianto decorato perché mi rendo conto come tecnica e cultura possono andare a braccetto. Io sono una fautrice di questo, e siccome che vedo una digitalizzazione e un'automatizzazione sempre più esasperata, io credo che dobbiamo anche ingentilirci un attimo e far capire che le due cose possono e devono coesistere. Ecco perché abbiamo pensato che la struttura della macchina doveva rimanere così, punto, perché è una macchina importante, deve essere strutturalmente forte, ma abbiamo pensato che si poteva ingentilirla. Adesso noi siamo andati liberi con le nostre appunto esposizioni, ma ci possiamo permettere il lusso, il cliente può permettersi il lusso di poter mettere un qualche cosa che a loro piaccia. Esempio, un cliente che abita a San Pietroburgo potrebbe pensare di metterci qualcosa di San Pietroburgo, oppure qualcuno che abita in Francia e così via. È solamente una variazione sul tema, ma quello che conta è la centralità dell'impianto. È un gran bell'impianto. Utile, efficiente, adeguato alle circostanze, è bello da vedere. Obrecht, molte, molte, molte grazie per il suo contributo. Grazie a lei, grazie mille a tutti, e auguro buona fiera, buon proseguimento a tutti quanti.